Direttore di spirito, la cura erra funziona. Secondo lei qual è il segreto e soprattutto cosa ha portato di nuovo Mr. Erra in questo spogliatoio? No, niente di nuovo, Mister R già lo conoscevamo, quindi ha portato i suoi principi e i suoi metodi che già l'anno scorso hanno dato buoni frutti, quindi tant'è che la squadra è la stessa, quindi è bastato un po' di sicurezza, un po' di entusiasmo in più, perché poi il nuovo mister porta sempre un entusiasmo nuovo e quindi un po' di serenità nella squadra, e quindi i risultati sono arrivati e continueranno secondo me ad arrivare. Protagonisti alcuni giovani che però già facevano parte anche della precedente stagione, quindi questo significa che la squadra probabilmente nella precedente gestione, mi riferisco a Mister Ferraro, non era tutta dalla parte del Mister. No, non è questo, sicuramente non è questo. La squadra era comunque attaccata pure a Mister Ferraro, tant'è che tanti ragazzi li ha voluti lui, li ha portati lui, cominciando dagli Andere, dal Terzino, da Pezzullo e altri ragazzi che ha voluto lui, tutti i nuovi, li ha voluti tutti lui. Erano comunque col Mister, però c'era qualcosa, c'era quella molla che non era scattata, e forse c'era un po' di pressione perché Mister nuovo, l'ambiente nuovo per lui. E, diciamo, una società nuova, e quindi lui volevo fare questo salto di categoria, e quindi c'è la voglia di arrivare subito, di fare subito i risultati, forse ha bloccato un po' con la situazione, però comunque Mister Ferraro lo ringraziamo per il lavoro fatto, un grande professionista, una persona per bene, e sicuramente avrà risultati migliori in altre piazze. Domenica si va a Francavilla, che partita vi aspetta? No, Francavilla è un'altra partita importante, andiamo con la consapevolezza di non essere inferiori, ma con l'onestà anche di non essere superiori, anzi con la modestia di non essere superiori. Quindi se andiamo in campo con l'approccio giusto e con la mentalità giusta, come abbiamo fatto nell'ultime due partite, penso che usciremo anche da Francavilla con un risultato importante.